Università Statale di Milano, insegnare è un lavoro del cuore. Si è appena concluso il convegno organizzato da Media Precari, che ha visto la partecipazione di tanti insegnanti provenienti da tutte le parti d'Italia. Ai politici e ai sindacalisti presenti nell'aula della statale, gli insegnanti hanno proposto di discutere della stabilizzazione dei precari alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea e della sentenza del Tribunale di Napoli della buona scuola e del futuro dei precari di seconda e terza fascia. Onorevole Malpezzi, il decreto della buona scuola uscirà alla fine del mese? Sì, il decreto esce per fine mese, dovrebbe uscire il 28 e siamo convinti che la buona scuola esista già, ma non è diffusa sul territorio nazionale, per cui su tutto il territorio nazionale non tutte le buone le scuole riescono ad avere quegli strumenti tali da consentire loro di essere veramente buone. Il decreto esce ed esce proprio per cercare che il piano di assunzioni che noi avevamo previsto possa diventare una realtà dal 1° di settembre del 2015. Professoressa Sigillò, voi cosa sapete di questo decreto? Che non sappiamo nulla, l'unico che avevamo al Ministero come interlocutore era Chiappetta, adesso non c'è più nemmeno lui e quindi c'è anche poca trasparenza. Onorevole Chimiente, voi parlamentare sapete qualcosa? Non si sa nulla di quello che hanno intenzione di fare, è uscito questo dossier le cui misure erano secondo noi folli e che però in parte adesso sono state già ritrattate, e di quello che avverrà da qui a pochi giorni nessuno sa nulla, neanche all'interno delle aule parlamentari, e questo secondo noi è un'ennesima negazione del dialogo, è una volontà di chiudersi a riccio e di negare appunto il dibattito all'interno della società e all'interno del Parlamento. Onorevole Malpezzi, chi entrerà nel ruolo? Tutti? Beh, noi abbiamo sempre detto che volevamo eliminare la cosiddetta graduatoria ad esaurimento, trovando poi delle soluzioni, e stiamo ancora ragionando su queste, per consentire al numero più alto di insegnanti che noi riteniamo preparati, che si trovano in seconda fascia, che hanno fatto un lungo percorso di abilitazione, in parte basato anche sull'esperienza come i pass, ma anche basato su delle selezioni molto forti come quelli che hanno sostenuto i TFA, non che i pass non siano stati selezionati, perché hanno portato avanti anche a loro delle fatiche che sono notevoli, frutto però di un'incapacità di una politica precedente di gestire in maniera razionale quelli che dovevano essere i corsi di specializzazione per gli insegnanti, per consentire loro l'abilitazione. È chiaro però che rimane fermo un punto al momento, e che in Italia si entra in ruolo attraverso il concorso. Professor Andonazzo, il decreto risolverà una volta per tutte l'annosa questione del precariato? Ahimè no, anche perché l'intervento oggi del rappresentante della maggioranza fa capire che ancora una volta sì, ci saranno le assunzioni massicce, anche perché in risposta alla appunto normativa europea, però sembra quasi che si voglia fare un'immagine mediatica, sistemo di tutto ma non si sistema nulla. Professoressa Sigillò, è soddisfatta dal dibattito? Abbiamo sicuramente la presenza massiccia dei sindacati che ci stanno difendendo e che ci stanno appoggiando. Vediamo da parte della politica, abbiamo visto un pochino di apertura fino ad un certo punto del nostro percorso, adesso invece il Partito Democratico rimane sordo alle nostre richieste. Noi comunque come Mida Precari andremo avanti nella nostra battaglia per la stabilizzazione, perché dopo un sacco di anni di insegnamento non si può chiedere un concorso, anche se questo concorso dovesse essere fatto, per carità, è giusto che ci sia, non è che noi ci si oppone, noi siamo comunque abilitati, ci si deve dare una seconda via d'uscita, esattamente come ce l'hanno quelli delle graduatorie d'esaurimento. Ancora una volta si lascia spazio ad una soluzione giuridica, e quindi ricorsi, se tutti coloro che non sono nelle graduatorie d'esaurimento, ma che stanno lavorando da anni, sono esclusi da questo piano assunzioni in maniera totale, non dico immediata, ma nemmeno in prospettiva con un piano straordinario nei prossimi 2 o 3 anni, e se si prospetta loro soltanto un concorso ordinario al pari di, diciamo, dei neolaureati, credo che sia effettivamente una strada che porterà di nuovo a una marea di ricorsi e tutto quello che abbiamo visto in questi anni, un'altra toppa a un sistema pieno di toppe. E voi precari cosa proponete? Creare una fascia aggiuntiva alle graduatorie esaurimento parallela per assumere contemporaneamente i docenti delle graduatorie esaurimento e anche noi, e anche fare un concorso. Noi chiediamo il 70% ad esaurimento per il ruolo, il 30% dei docenti della scuola della seconda fascia d'istituto e il 10% a concorso. E la Gilda?
bisognerebbe appunto fermarsi un attimo, star lì, stabilire un criterio e quel criterio da lì può ripartire. Cioè è chiaro che il discorso della meritocrazia, della buona insegnanti e quant'altro va fatto ed è un punto focale, che nel futuro le regole devono essere certe per chi entra attraverso un percorso lineare che potrebbe comprendere anche un concorso finale, una prova finale, per selezionare gli insegnanti che siano degni di questo nome. Però in questa situazione occorre sistemare appunto questi 20 anni di precariato che è dilagante. Quindi la discriminante che noi come Gilda abbiamo messo sempre, che è stato il punto focale, è la normativa europea, che ci riconosce appunto che dopo chi ha lavorato per 36 mesi è sicuramente ed è possesso di un'abilitazione, perché appunto ha superato una procedura abilitante, ha il diritto di sapere che è arrivato alla fine un percorso. Se il decreto non accoglierà le vostre richieste, cosa farete? Sempre avanti con i ricorsi, saranno i giudici a decidere le nostre sorti, come tra l'altro sta già avvenendo. Onorevole Chimienti, secondo lei chi finanzierà la riforma Renzi? Ovviamente la scuola stessa, nel senso che già nella legge di stabilità il miliardo che veniva reperito per la scuola veniva reperito da tagli alle supplenze, al personale ATA e insomma tagli al bilancio dell'istruzione. Quindi chiaramente non esce nessun miliardo dal cilindro, ma si tratta sempre di risorse che vengono tolte alla scuola da una parte e rimesse magari da un'altra.